buonasera a tutti voi, questo è l'ultimo speciale del TG Noi dedicato a questa tornata elettorale del 2009, è dedicato al ballottaggio per le elezioni amministrative, riguarda in particolare il comune di Capannori. Abbiamo con noi due candidati, ve li presento velocemente, Lorenzo Matteucci che si presenta con il sostegno di queste liste PDL, la destra, Lega Nord, Movimento per l'Italia, Stella e Corona, Capannori Insieme, più le due liste apparentate UDC e Italia Moderata. E poi Giorgio Del Ghingaro, che è il sindaco uscente, le sue liste sono PD, Moderati per Del Ghingaro, Italia dei Valori, Capannori Partecipa al Futuro, Sinistra per Capannori, Pensionati Democratici. Buonasera anche a Del Ghingaro. Le domande che rivolgerò ai due candidati in parte sono state proposte, suggerite dai telespettatori attraverso il nostro sito internet www.tv.it. Questa è l'ultimo confronto fra candidati, l'appuntamento ovviamente per lunedì per la diretta elettorale che riguarda lo spoglio sia delle amministrative che del referendum, l'appuntamento alle 15.30, ci saranno collegamenti da Capannori, da Massarota, da moltissimi seggi e velocissimamente come sempre vi anticiperemo i nuovi sindaci di Capannori e Massarota. Andiamo subito avanti con il confronto, seguirò per iniziare questa intervista con i due candidati l'ordine di pubblicazione dei loro nomi sulla scheda elettorale, sono ovviamente anche questa è una trasmissione che realizziamo a norma della legge sulla par condicio. Cominciamo subito allora con Lorenzo Matteucci. La prima domanda riguarda ovviamente questo nuovo assetto di forze politiche con le quali si presenta al ballottaggio. C'è stato un apparentamento con il candidato Gaetano Ceccarelli, che al primo turno si è presentato con il sostegno di UDC, Italia Moderata, un'altra lista civica Fichi per Capannori, che però ha scelto di non schierarsi in questo ballottaggio. Allora chiediamo a Matteucci le motivazioni che hanno portato all'apparentamento con l'UDC e l'Italia Moderata. Buonasera di nuovo. I risultati del primo turno elettorale, in cui i capanoresi hanno detto con chiarezza che l'attuale giunta di sinistra non ha la maggioranza, infatti c'è un 53% di capanoresi che hanno votato altre persone. Io con Ceccarelli ci conosciamo da tanti anni, abbiamo lavorato insieme già in aziende, in comune, e mi sono sempre trovato molto bene. Abbiamo gli stessi ideali. Per questa tornata elettorale di ballottaggio ci siamo trovati, abbiamo confrontato i nostri programmi che già in molte parti erano convergenti e sono stati integrati dei punti che interessavano all'UDC, a Italia Moderata, e mi riferisco più che altro ai temi della famiglia, ai temi del sostegno alle parti più deboli, e questo l'abbiamo inserito all'interno del nostro programma, come anche una visione nuova di Capannori capoluogo, non più come baricentro della Fiana, ma come capoluogo dell'intera Fiana. E questo l'abbiamo inserito in questo programma che insieme abbiamo rivisitato e presentato, che stiamo presentando agli elettori capannoresi. La scelta politica, ma l'elettorato dell'UDC è un elettorato sicuramente vicino a noi, è un elettorato di centrodestra. Quindi è stata una scelta logica, forse era illogico essersi divisi al primo turno. Infatti basta pensare al fatto che l'UDC è al governo nel comune di Lucca insieme al PDL e all'altra coalizione di centrodestra, al comune di Altopascio idem, al comune di Monte Carlo. Quindi la logica è che era facile fare questo apparentamento con l'UDC. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo così ottenuto una formazione, una coalizione molto coesa, determinata, e che secondo me non ci sono sbavature di sorta per proseguire sul nostro programma elettorale. E quindi questo mi rende fiducioso di poter governare senza patemi d'animo.
Rivolgiamo la stessa domanda, anche se in termini diversi, a De Ghingalo, che si ripropone con la stessa coalizione di forze politiche anche per il ballottaggio. Perché? Perché noi teniamo due cose in principal modo, cioè la coerenza e la chiarezza. Abbiamo governato per 5 anni Capannori con la stessa coalizione politica, ci siamo riproposti all'elettorato capannorese sempre con gli stessi partiti e gli stessi movimenti e continuiamo a farlo anche per il futuro, per i prossimi 5 anni. Quindi la coerenza e la chiarezza credo che siano le due parole che possono contraddistinguere questa nostra scelta. Devo però dire una cosa rispetto a quanto detto dal mio avversario. Allora, intanto in questo magma di partiti della coalizione di centrodestra risulta un dato importante, essenziale, e cioè che un partito, cioè quello dell'UDC, si è apparentato con 3 liste di estrema destra e con la Lega. Lega che tramite il suo leader Umberto Bossi alcuni giorni fa, 10 giorni fa, è arrivato a dire che Casini, leader dell'UDC, è un pirla, tra virgolette, sui giornali. Quindi c'è una battaglia interna tremenda e questo apparentamento mi sa tanto di, diciamo, accozzaglia dell'ultima ora per qualche poltrona in più e per, soprattutto per prendere in giro i capannoresi. Noi non lo vogliamo fare, noi siamo stati coerenti e continueremo ad esserlo fino in fondo e l'elemento della lista Picchi credo che sia una piccola luce rossa che fa capire quanto sia critico questo accordo UDC-destra capannorese, perché Picchi ha preso le distanze in maniera coerente e per questo credo che sia da apprezzare. Lui ha detto l'UDC sbaglia a fare un accordo con l'estrema destra, sbaglia a fare un accordo con la Lega, Capannori non è così. Bene, io apprezzo molto questo modo di fare coerente che credo sarà positivo per gli scenari futuri. Ma se ci vuole applicare qualcosa? Ma voglio dire questo, noi non c'è nessun tipo di estremismo nelle nostre liste e partiti che mi sostengono, anzi sono tutti partiti che partecipano regolarmente a tutte le tornate elettorali e da parte mia, da parte del sottoscritto, ogni estremismo è bandito, su questo lo garantisco come sindaco. Io non voglio dire, nella coalizione di centro-sinistra ci possono essere degli estremismi a sinistra, ma io credo come persona che qualsiasi tipo di estremismo deve essere bandito e su questo in modo categorico dico che non c'è nessun tipo di estremismo a destra. Proseguiamo con il nostro dibattito, cominciamo con le domande. Il primo settore che toccheremo è lo smaltimento dei rifiuti, tra l'altro entrambi i candidati hanno un'ampia conoscenza su questo argomento, Capannori è un po' un fiore all'occhiello per la regione toscana sulla raccolta differenziata, su tutta una politica che riguarda l'ambiente, ma parleremo anche di costi perché i cittadini che hanno inviato domande su questo argomento hanno parlato anche di questo. Prima di tutto però chiedo, cominciando da De Ghingalo, intanto se ritiene necessaria nel territorio del comune di Capannori la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio e se sì dove?